Parlando di pallavolo, con la prima grande affermazione della stagione per Modena Volley al Palapanini, la Leo Shoes Perkin Elmer di Andrea Giani ha battuto 3-0 l'Itas Trento del grande ex Angelo Lorenzetti, merito anche delle prestazioni di alto livello di Nimir Abdelaziz e di Ervin Engapetti, che andiamo a sentire nelle interviste post partita realizzate da Filippo Marelli, con loro anche coach Andrea Giani. Sentiamo. Giangio, era una serata che volevi, che volevate, è vero, Trento con delle assenze, ma da questa parte del campo, in quella giallo-blu, si sono viste tante cose a partire dalla battuta. Ma io l'ho detto anche dopo la partita di Civitanova, no? Abbiamo alzato la qualità del nostro gioco, ci sono dei fondamentali come a Civitanova dove l'attacco, adesso stiamo avendo negli schiacciatori quelle percentuali importanti. Bisogna avere pazienza, nel senso che non abbiamo colto alcune occasioni domenica scorsa, questa sera abbiamo giocato praticamente a parte il primo set, che abbiamo perso alcuni break nella parte finale, poi li abbiamo recuperati e siamo sempre stati avanti. Ovviamente stavamo cercando di fare una partita così, penso che anche se la settimana scorsa abbiamo perso, avevamo già fatto vedere un livello un pochino più alto dell'altra partita. Oggi penso che abbiamo fatto una buona partita, però ovviamente anche se vinci così c'è ancora tanto da migliorare. Torniamo in palestra per fare quello. Gli ace si vedono, no? Però anche le battute che andavano dentro, abbiamo messo loro in difficoltà dove hanno dovuto giocare a palla alta, penso che lì li abbiamo messo tanto sotto pressione. C'è qualche cali soprattutto sui break point che subiamo, 1, 2, 3, 4 sempre alla volta, e questo non ci sta, però il resto è andato bene in difesa, side out, la battuta anche che è andata bene, quindi no, è una bella serata. Quello che non riusciamo a fare tanto dall'inizio della stagione, anche se iniziamo sempre bene, poi c'è sempre un calo che perdiamo un po' tutto, e stasera abbiamo parlato tanto su questo. Trento è una squadra forte e ci sta di soffrire, però quando soffriamo dobbiamo stare in partita. È una ruota che gira, se tu stai lì con la squadra che abbiamo, poi andiamo a cogliere le vittorie. Chiaramente oggi è importante perché ti dà fiducia, però dobbiamo, il lavoro che stiamo facendo dobbiamo continuare, perché la prossima partita è tosta, andiamo giù a Perugia. E sappiamo che abbiamo qualità, però la qualità a volte non basta. Sì, Modena Volley torna in campo già mercoledì nel turno infrasettimanale, altro big match sul campo della Sir Perugia, unica squadra ancora imbattuta in Superlega, 6 vittorie in 6 match disputati. Intanto sono ufficiali le date e la sede, sarà sempre il Palapanini dei due match di Kopačev contro lo Zalau. Andata e ritorno si giocheranno nello spazio di meno di 24 ore, gara di andata il martedì 30 dicembre alle 20:30, il ritorno martedì 30 novembre alle 20:30 e il ritorno mercoledì 1 dicembre alle 18. Sempre al Palapanini si evita la trasferta in Romania anche per ragioni di Covid. Intanto da domani mattina al Palapanini sono in vendita i biglietti per il match contro Verona di domenica prossima alle 18.